Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'inchiesta su alcuni ultras di Milano e Inter legati a Fedez, uno dei quali è addirittura il suo bodyguard. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha cercato il rapper per consegnargli il famoso tapiro d'oro, un premio satirico che Fedez ha ricevuto più volte. Tuttavia, l'incontro non è stato affatto amichevole. Fedez è apparso molto irritato e ha concluso la conversazione con un secco «Dopo ci sentiamo», che è sembrato più una minaccia che una promessa nei confronti di Staffelli. Dopo il servizio, sembra che i due si siano effettivamente sentiti e, secondo quanto raccontato da Valerio, Fedez non è stato affatto gentile. Il rapper avrebbe addirittura minacciato di portare in tribunale l'inviato. Fedez si è mostrato molto arrabbiato per le domande su alcuni suoi guardaspalle arrestati e coinvolti in una rissa con Iovino in discoteca. Durante un'intervista con Michele Hanziker, Staffelli ha raccontato che Fedez si è arrabbiato per il servizio e ha minacciato azioni legali. Il rapper sembra essere stato infastidito anche dal fatto che Staffelli abbia citato ironicamente l'ex amico Luis Sal e abbia menzionato la bibita Bohem, che Fedez voleva far entrare allo stadio Meazza con l'aiuto di Lucci. L'ironia pungente di Staffelli non è stata gradita da Fedez, che potrebbe decidere di procedere per vie legali. Come si evolverà questa nuova e inaspettata...